Tutte le strade sono possibili senza preclusioni. Vedremo cammino facendo e fatte le debite verifiche. Claudio Bizzozzero, sindaco di Cantù, oggi risponde così attraverso Facebook alle domande dei tanti cittadini dopo le ultime notizie legate al futuro del palazzetto dello sport. È stato infatti firmato l'atto di risoluzione del contratto, l'ennesimo macigno su un cantiere che da anni affligge la città del mobile e che di fatto blocca i lavori. Bisogna dunque ricominciare dal principio. Il comune chiede 6-8 mesi per capire come procedere e se un'ipotesi risolutiva potrà effettivamente concretizzarsi. Devo valutare cosa fare ripartendo dall'anno zero e non voglio ricadere in errori già più volte commessi da chi mi ha preceduto, spiega ancora il primo cittadino. Le scelte prese senza adeguata valutazione o con imperizia o con superficialità non portano da nessuna parte. Ribadisco però alcune cose, aggiunge stilando un elenco preciso. Nessuna scelta sarà fatta senza condivisione con la Pallacanestro Cantù, progetto non faraonico ma dimensionato alle reali esigenze del basket canturino. Se non ci saranno condizioni oggettive di effettiva possibilità di realizzazione, non ci butteremo certo in un'impresa già persa in partenza. Confido però, conclude, che riusciremo ad incamminarci sulla strada giusta. La firma di ieri è stata l'ennesima pesante mazzata per il Palasport di Corso Europa. Abbiamo voluto sperare fino in fondo che l'ipotizzato subentro di un nuovo progetto, la società CMR Edile, potesse riaprire una speranza concreta di compimento dell'opera, chiarisce ancora Bizzozzero. Ora, preso atto che anche quest'ultima speranza risulta naufragata, non possiamo che certificare che nient'altro resta da tentare e che occorre assumere le decisioni che necessariamente ne conseguono, anche alla luce dell'evidente ed oggettivo inadempimento contrattuale da parte della società aggiudicataria. Gli amministratori comunali hanno incaricato i propri legali a tutela degli interessi della città, che dovrà ovviamente essere risarcita di tutti i danni subiti da parte di chiunque abbia avuto responsabilità in merito, conclude perentorio il sindaco.